Intanto vogliamo testimoniare il lavoro che veramente la Commissione Cultura, che ho l'onore proprio di presiedere, sta portando avanti. Noi in un poco più di due mesi abbiamo approvato 3 proposte di legge che attengono proprio al tema dell'università e della ricerca, di cui parleremo oggi. Abbiamo anche approvato una legge sugli ITS. È chiaro che adesso il percorso proseguirà in Senato, è sempre perfettibile, però per la prima volta veramente stiamo investendo, grazie anche alla collaborazione con il Governo, su questo fronte. Insieme alla collega Nitti parleremo del tema dell'alta formazione artistica e musicale. In una legge abbiamo inserito un importante emendamento che estende i dottorati di ricerca anche all'alta formazione artistico-musicale, quindi diciamo che il contributo che darà sarà soprattutto, diciamo, su questo tema, ma penso di spaziare anche proprio sull'importanza della formazione, dell'istruzione, dell'università come motore anche per la ripartenza nel contesto post-pandemico. Già ieri con il Ministro abbiamo incontrato le categorie produttive, il mondo accademico degli ITS, proprio in una logica focalizzata sugli obiettivi del PNRR. Oggi qui si focalizza il tema dell'università, che come è noto è autonoma rispetto al sistema regionale, ma che il sistema regionale convintamente sostiene per quanto riguarda le sue previste competenze, in particolare quelle del diritto allo studio, che quest'anno ha coperto il 100% delle istanze presentate, e il supporto economico alle attività didattiche, formative e specialistiche dei nostri atenei. È di queste ore proprio il supporto che daremo ancora una volta alle scuole di specializzazione di area medica, così come ai dottorati di ricerca. L'università, specialmente in un territorio come il nostro, ha un ruolo fondamentale, che è un ruolo di contribuire alla crescita sociale del territorio. Questa è una terra che produce troppo pochi laureati, è una terra che deve crescere attraverso l'alta formazione, e quindi l'università deve essere open, deve essere accogliente, deve essere aperta. E quello che abbiamo fatto in questi anni, noi abbiamo eliminato una serie di numeri chiusi, abbiamo fatto corsi ad accesso aperto, soprattutto abbiamo la più alta no tax area d'Italia, considerate che a Palermo 2 ragazzi su 3 non pagano tassazione. Dobbiamo fare un'offerta formativa ampia che cerchi veramente di essere utile per il territorio, ma anche di cogliere gli interessi delle giovani generazioni. Dobbiamo andare sulle sedi decentrate, perché evidentemente tanti ragazzi delle province di Trapani, Agrigento e Caltanissetta non hanno la possibilità di poter venire a studiare a Palermo. Investendo molto in ricerca, in reclutamenti di valore e cercando di rivedere la propria offerta formativa per renderla sempre più adatta e utile a quello che ci chiedono, no? Quindi con corsi originali e un po' trasversali. Le risorse, forse in questo momento ce le abbiamo le risorse, forse è la prima volta che le abbiamo veramente, vanno impiegate bene per questo.